Amici, benvenuti. Mi trovo al Parco Natura Viva, un parco zoologico situato tra il Lago di Garda e Verona, più precisamente nel comune di Bussolengo. È veramente molto grande, presenta diversi percorsi in base alle nazionalità dei vari animali. Ad esempio, quelli che avete appena visto sono dell'Asia. Cioè, queste sono tutte zampate della tigre. A me mi affascina un sacco questa cosa, perché wow, peccato solo che non l'ho vista dal vivo. In generale mi affascina l'ambiente dello zoo, vedere animali che solitamente nella routine quotidiana non vedi. È sempre bello, è sempre una cosa particolare, una cosa che non è da tutti i giorni, per cui venire qui è sempre molto piacevole. Comunque, l'esperienza del Parco Natura Viva parte fino all'acquisto del vostro biglietto, con il successivo poi safari da fare in macchina, nel quale è possibile vedere un sacco di altri animali come giraffe, scimmie, un sacco di altri animali che comunque avete a pochissimi passi da voi. Ovviamente siete coperti dalla macchina, ci sono dei limiti da rispettare, però ha sempre il suo fascino. Anche i leopardi comunque tengono a festeggiare Halloween. Guardate che bel gipeto. Gipeto, cos'è? Te lo potrei fare sentire, ma non mi sembra il caso. Percorsi in base agli animali che volete vedere, ma il parco è anche ricco di zone playground per i bambini. Ovviamente ci sono i bagni, ma ci sono anche i ristoranti. Qua indica il Manas Fast Food, che comunque non è l'unico, perché ce ne sono anche altri. Oltre agli animali, la cosa che potete vedere è l'Extinction Park, che è il parco della preistoria, il parco dei dinosauri, dove sono riprodotti appunto statue di dinosauri. Sembrano statue. Scende a terra solo per cambiare albero. Cioè, fanno una vita bellissima, non fanno letteralmente niente. Tra l'altro, scendono a terra solo per cambiare albero o per defecare una volta a settimana. Io consiglio questo. Furga. È tipo maletico. Questo coso è inquietantissimo. Non so che animale è. Ma non è un animale. Sembra tipo una bambola. È malefico. Un'altra zona molto interessante del parco è il House of Giants, che praticamente all'interno ha tutti i rettili, serpenti, animali che comunque hanno bisogno di una temperatura molto più alta rispetto alla temperatura ambiente che c'è qui, e quindi è ricostruita dentro un capannone che
è caldissimo. Prima pausa caffè con sfondo di di spazzatura e poi House of Giants. Guardate qui che bel theming. Questo è letteralmente un elefante nano. È nano, letteralmente. Mezzo milione di anni fa in Sicilia vivevano elefanti nani. Questi. Ma forse perché in Sicilia i siciliani sono tutti piccoletti. Ehi, non ti permetti. Mamma mia che caldo qua dentro. Serpente. Come si chiama questa? Varano. Oh, ormai ci hai preso gusto. Secondo me tra poco cede. Come fa? Come fa? Poi c'è quella tartaruga. Oh. Qui dentro è affascinante il fatto che le farfalle ti volano praticamente addosso. Wow. Guardate che strano il coccodrillo che in superficie sembra minaccioso, poi sott'acqua è... Cioè... Sta muovendo. Poverina, guarda, non ce la fa, non vedi, ti aiuto. Ha preso un chicco troppo grosso di uva, non ce la fa a salire. Cioè, capite che degli esseri così piccoli riescono a lavorare e a collaborare tra di loro in modo perfetto? Dovremmo imparare dalle formiche. Dovremmo imparare. Ok ragazzi, il parco sta per chiudere, ormai siamo praticamente a orario di chiusura. E abbiamo visto letteralmente tutto il parco. Quasi tutto. Non abbiamo visto il dino della Mesopotamia. Ma cos'è? Comunque, il parco è veramente bellissimo, se avete l'opportunità venite perché è veramente ricco di robe da vedere oltre agli animali. Come avete visto c'è la House of Giants e l'Extinction Park, che sono comunque attrazioni particolari da vedere. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, @chrisgiorni, dove pubblicherò contenuti extra riguardanti la giornata di oggi, ma non solo. Quindi andate a seguirmi. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e alla prossima!